Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni. Anche di più, per chi crede alla storia della loro origine. Come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus. Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi, ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi e se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui, a Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini. Ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina, 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato. Nel loro modo oscuro e frustrante, con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima, una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui, e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden. E noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles e ci ha guidati fino alla fine. Ci siamo. Andiamo.
E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto farlo per uscire da lì. Sa che ci siamo. Signore? Ah, ci risiamo. Desmond? Puoi sentirci? Sì, cos'è successo? Il tempio ha scatenato l'effetto osmosi. Sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'Animus invece di, che so io, vedere se stavo bene. Non sei in pericolo. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io... No, va bene, capisco. E so anche cosa devo cercare, in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei? Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Raggiungi il segnale. Ok, Desmond. Adesso prova ad arrampicarti un po'. Acrobatica lungo quel percorso.
una cosa importante. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Bene, Desmond, segui le istruzioni a schermo e uccidi 2 Templari. Qui è facile, devi soltanto saltare. Dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Signore? Signore? Va tutto bene, signore? Sì, certo. Sono solo preoccupato, tutto qui. Non scordate l'invito. Mastro Birch vi aspetta all'interno. Grazie. È un piacere. Dove devo attendervi? Di fronte all'opera. Se fai alla svelta, non resterò qui a lungo. Me ne occuperò subito. L'invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Miracoli della... Buonasera, signore. Di qua, prego. Chiedevo. Buonasera, Ethan. Reginald? Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. Lo vedete? The statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. L'ho già fatto. È morto da poco. Meglio andare. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her. Tom Gag, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book him. For Tom Gag. £40. Let Betty Slino, our saver, from transportation. Well, I can get more by her stay.
plenty out of rock or goods into our lot here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she might, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always let to see it. Partridge's flight was the breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the devil. Tis woman that's at you, says all mankind. I grow with first report of reason in art. A very nice thing to see when those Ethan, dovevi venire da me, avremmo trovato un altro modo. Sì, ma così l'avresti saputo. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Ammazza la gente, io me ne sto al sicuro. Ordine, vi richiamo all'ordine. Ordine, vi richiamo muoversi, all'ordine. Muoversi! Idiota. Dove state andando? E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero.
Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro. Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Oh, per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli? Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene, è un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richiede abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan, e onorate la nostra causa. Poi andrà tutto bene. Ne sei sicuro? Ma certo. Ti ho mai deluso, forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene. Sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Che ne dici di tornare sotto coperto? Sul ponte non c'è spazio per le signore. Vedo anch'io. Eppure tu sei. Oh, vuoi fare lo spiritoso? Vediamo se ridi anche per questo. Ora basta, ragazzi. Restane tu. Avanti, amico. Schiva. Schiva. Senti questo!
viene a fare lo spaccone e si crede il signore del castello. Su, ragazzi, smettetela. Se il capitano ci... Al diavolo il capitano. E al diavolo tu, Mills. Da che parte stai, eh? Sono pronto a ricominciare. Non ti conviene. E perché? Credi che ho paura di te? No, ma dovresti. Ti arrendi? Mai! Ora come la mettiamo? Esigo un chiarimento, signor Kenway. Queste qua... Ingannavamo il tempo facendo un po' di sport, capitano. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Non sapevo di pagarvi per ciondolare. Una parola, signor Kenway. Ah, quasi dimenticavo. Il tuo coltello. Non mi importa di voi, signor Kenway. Ho avuto solo problemi da che siete a bordo. I vostri problemi non c'entrano con me. Domando scusa? Non avete polso. Siete bizzoso e crudele. E la ciurma non ha alcun rispetto per voi. Io non voglio discutere. Vorrei un favore da voi. Ah, questa è bella. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. Ma perché dovrei aiutarvi? Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America. Ebbene, che farete? Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro, se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Ottimo. Signore? Signor Kenway. Capitano. Qualunque cosa sia, non credo manchi molto. Allora, meglio muoversi. Ha ridotto ancora le razioni. Dice che non ce li meritiamo. Ci mostra. Sì.
Zitti! Sta arrivando! Fingete di lavorare! Ehi tu! Ho delle domande da farti! Fantastico, ma non ho tempo da perdere. E poi cosa potrei avere di utile da dirti? Cerchi informazioni? Vai dal cuoco o dal medico. Loro parlano con tutti. Per altre due ore ci sono gallette in stiva se muori di fame. In realtà ho una domanda per te. Chiedi pure. Qualcuno degli uomini si comporta in modo strano o dice qualcosa di molto diverso dal solito? I ragazzi si lamentano delle razioni come se potessi farci qualcosa, ma per il resto non mi dicono niente. Un consiglio? Vai da James, sa sempre tutto lui. E dove posso trovarlo? Proprio dietro di te, amico, su quel barile. Sei tu, James? Sì. Ethan Kenway, lieto di conoscerti. So già chi sei. Speravo di poterti fare qualche domanda. Lo immaginavo. Ma non qui. Seguimi. Allora, cosa vuoi sapere? Hai visto o sentito qualcosa di strano da quando siamo salpati? Qualcosa che ritieni preoccupante? Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte. Non ho sentito che qualche parola qua e là, quindi non so bene che cosa tramino. Ma la vedo molto grigia. Intendono ammutinarsi? So soltanto che detestano il capitano. Mills ha cercato di tenerli buoni, ma un uomo solo non può fare più di tanto. Grazie dell'informazione. Spero solo di arrivare vivo alle colonie. Sera, signore. Sera, tutto bene? Liscio come l'olio, come piace a me. Cosa vi porta quassù? Volevo fare un giro, sgranchirmi le gambe, tutto qui. Attento a dove andate. Il ponte nasconde molte insidie di notte. Cos'era? Hanno lanciato del carico fuori bordo. Ma perché? Ancora le razioni. Dice che non ce li meritiamo, certo. Quanto giusto che lui abbia arrosto e vino, soltanto stoccapisso e cane. Strano. Molto strano. Novità? Ho
Ogni notte è lo stesso. Perlustro una zona e buttano i barili dipinti da un'altra. Devo assoldare un secondo paio di occhi. Magari James o Mills. Ma perché lo fanno? Se ho ragione, i barili servono da segnali. Lasciano una traccia. Temo sia soltanto questione di tempo prima che gli inseguitori... Nave in vista! Si prepara a sparare! Ai vostri posti! Pronti a... Tenersi tutti giù! Colpo a salve! Sembra che non vogliono affondarci, ma abbordarci! Uomini ai posti! Pronti a combattere! Vi voglio sotto coperta! Perché? Posso difendere questa nave. La sapete issare una vela? Caricare un cannone? Combattere in mare? Non credo. Ora tornate in cabina, oppure devo farvi scortare giù! Chiudete il boccaporto! Ethan, sei stato lì sopra. C'è una nave in vista e vuole abbordarci. Ma è strano, nessun ammutinamento a bordo. Non ha senso. Ah, ma ce l'ha. Che vuoi dire? Pensavi di scappare da Londra così facilmente dopo l'omicidio all'opera? Senza che ce ne accorgessimo, senza che ti seguissimo. Ah, così si spiega tutto. Arrenditi e verrai trattato con ogni onore. Se vuoi trattarmi con onore, dammi una spada. Vuoi davvero tentare la sorte in questo modo? Stare sotto coperta. Ti ho dato ascolto, ma Mills mi stava aspettando. È lui che ha portato quella nave qui. Non c'entra la ciurma, solo lui. Che cosa vogliono? Me. Che vi prendano. Ah, è così. Ci raggiungeranno. Non si può far nulla. Forse ho un'idea. Volete che entri in quella tempesta? Non abbiamo scelta. Non lo farò. Lo farò io. Va bene, va bene. Sistemerò io la vela! Signor!
Oh, grazie, grazie. State pronti all'attracco, uomini! Attracco? Non c'è niente, solo una nebbia infinita. I gabbiani sono delle buone guide. Salite sulla coffa e vedrete. Mastro Kenway? Mastro Kenway? Sì, posso aiutarvi? Charles Lee, signore. Lieto di conoscervi. Mi hanno chiesto di mostrarvi la città, di aiutarvi. Oh, non occorre. Ho chiesto di portare i vostri bagagli alla locanda. Per caso tu sei il figlio di John e Isabella? Il solo e unico. Sei agli ordini di Edward Braddock, è così? Già, ma non è ancora giunto in America e pensavo che... Finché non arriva, insomma... Sì, dimmi pure. Perdonatemi, signore. Io speravo di diventare vostro allievo. Se devo servire l'ordine, non posso immaginare un mentore migliore di voi. Molto gentile, ma credo che mi sopravvaluti. Impossibile, signore. Di qua. Diavolo! Dovete fermarlo! Boston è una città vivace. Ci sono tante cose da fare e vedere. Una volta sistemato, vi suggerisco di passeggiare per le strade. Questi imbatterti non lo fanno. Fermati un attimo, devo prendere alcune cose prima di iniziare.
Cerco dei cavalli nel frattempo. Riportalo subito qui. Dannati ladri, questa lurida città sarà la mia tomba. Sembrate nei guai, amico. E infatti è così. Grossi guai, temo. Che accade? Mi hanno derubato tutti questi fogli. E anche se ho riavuto ciò che è mio, temo sia rovinato. Il libro di te? Non è un banale libro. È un almanacco, il primo che ho scritto. Benjamin Franklin, molto lieto. Ethan Kenway. Voi non siete di Boston. Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto. Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo. Io non voglio insistere, ma sembrate un tipo sveglio. Se doveste trovare le pagine mancanti, vi ricompenserò. Ecco, io non so se... va bene, se avete tempo, evviva. Se no, pazienza. Quel libro è inutile allo stato attuale. Ma se mai riusciste a sistemarlo, mi troverete in quel grande magazzino laggiù. Beh, è stato interessante. Cosa desiderate? Da sette generazioni, Cooper, un nome di cui vi potete fidare. Andremo alla taverna Green Dragon. I proprietari sono eccentrici. Le stanze sono ampie e nessuno ci noterà. Ti hanno detto perché sono venuto a Boston? No, Mastro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi. Mi ha inviato una lista di persone e mi ha ordinato di farveli incontrare. E hai già organizzato tutto? Sì. William Johnson ci sta aspettando al Green Dragon. Quanto bene lo conosci? Non molto. Ma ha visto il segno dell'ordine e non ha rifiutato l'invito. Dimostrati leale alla nostra causa e ti metterò al corrente dei nostri piani. Non chiedo di meglio, signore.